Buongiorno, siamo qui con Marco Sentieri, uno dei concorrenti in gara tra le nuove proposte. Innanzitutto grazie per essere qui. Grazie a voi, è un piacere, nessun E problema. prima di tutto vorremmo chiederti, è la tua prima volta sul palco di Sanremo, sul palco dell'Ariston, quali sono le tue emozioni? Sì, è la mia prima volta, le emozioni sono, non si contano, è un vortice che ci sta avvolgendo da metà ottobre, perché noi di Sanremo Giovani già da metà ottobre stiamo battagliando per avere il pass per questa 70ª edizione. Quindi tutto bellissimo, è faticoso, è difficile esternarle, bisogna viverle. Immagino. Ma adesso concentriamoci sul tuo brano, Billy Blue. Il tuo brano tratta una tematica che ci tocca particolarmente perché noi siamo ragazzi del liceo, parla del bullismo. E ecco, volevamo chiederti che cosa diresti a chi sta combattendo contro il bullismo e che cosa diresti al bullo? Allora, innanzitutto gli farei ascoltare Billy Blue, perché Billy Blue parla, tocca, è vicino sia al bullizzato, ma poi dà un'ammazzata al bullo, per cercare di fargli capire che non c'è nulla di divertente nel prendere in giro una persona che magari ha dei difetti fisici o magari è inferiore per qualcosa. Cosa direi ai ragazzi bullizzati? Direi l'adolescenza è un'età particolare, un giorno ci si piace, l'altro giorno non ci si piace. Bisogna avere più sicurezza in se stessi e fare dei propri difetti laddove si possano definire difetti i loro punti di forza. Grazie, grazie mille. Come hai accennato te, infatti, il percorso dei giovani è un percorso che va avanti già da un po' di mesi, da ottobre, e avete instaurato dei rapporti, di amicizia, cioè magari qualcuno con cui temi, ma ovviamente una rivalità buona, positiva. Esatto, fra l'altro li abbiamo visti al Teatro del Casinò alla finale, Eravate comunque molto eravate molto uniti. uniti. No, infatti può sembrare strano, però stiamo vivendo poco la rivalità e la competizione, perché siamo tutti dei ragazzi che in primis hanno voglia di fare musica e tutti quanti abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di stare qui sul palco. Quindi ho stretto rapporto veramente con tutti, un pochettino in più con quelli con cui abbiamo fatto il percorso lungo, perché poi ci sono altre tre delle nuove proposte che arrivano da due rispettive, una da Sanremo Young e un'altra due da Area Sanremo, che abbiamo conosciuto poi. Però comunque si è stretto rapporto anche con loro. Siamo tutti bravi ragazzi. E una delle ultime domande, prima di entrare in scena sul palco dell'Ariston, prima di provare, hai qualche rito scaramantico, un portafortuna, prima di iniziare a cantare, cosa pensi? Ma giro i miei anelli, in particolare la mia fede nuziale, proprio la giro, ecco, la faccio voltare intorno al mio dito. E l'ultimo, solo un nostro dubbio, una nostra curiosità, vediamo che porti spesso il cappello, c'è cioè un motivo in particolare. Ma guarda, è molto più semplice di quello che si possa immaginare. Porto i capelli molto, molto corti, rasati alla metà, e avendo quasi 35 anni, ahimè, non sono più giovane come voi, soffro di cervicale, quindi cerco di tutelare la mia Grazie cervicale. Ok, grazie mille. di cuore, davvero, e arrivederci. Da Real Vision è tutto. Ciao.